Luigi, è un pezzo che non parlavamo dei nostri due Marò e non ne parlavamo non perché non fossero nei nostri pensieri tutti e due e lo stato di vergognoso silenzio e di squallida ignavia in cui versa lo Stato nei confronti di questi due soldati. No, non ne parlavamo perché in silenzio aspettavamo novità. In silenzio non sono venute. In silenzio uno dei due ha tolto la sua foto su Facebook. In silenzio uno dei due, con qualche notiziola apparsa sui giornali, si è diplomato. Tutti e due stanno patendo, e non entro nel merito, stanno patendo una carcerazione preventiva, mi chiedo, un pluriassassino condannato per diversi omicidi a più ergastoli, sta tranquillamente a casa sua e addirittura la processione della Madonna, come abbiamo visto l'altro giorno, gli fa l'inchino perché sta a casa sua agli arresti domiciliari per motivi di salute. È certo, a 82 anni si ha diritto ad avere qualche problema di salute, anche se si è pluriergastolato. Va bene, ma questi due che colpa hanno, visto che non sono stati giudicati ancora da nessuno, di rimanere ergastolani, detenuti in India? Perché? Perché non sono liberi? Che cosa deve fare? Deve fare il Marò uno per essere incarcerato anche se in India? Perché qui non va più in carcere nessuno, oltretutto spacciatori, ladri, truffatori, raminatori non possono andare in carcere, perché ormai c'è il decreto svuota carceri, sa, ce lo chiede l'Europa, e allora, visto che ce lo chiede l'Europa, dobbiamo metterli fuori. E questi due perché stanno ancora dentro? E non è che stanno ancora dentro perché forse non prendiamo più gli F-35, perché ci siamo accorti che sono dei cessi che ci vengono spacciati per la cosa più bella del mondo? Ecco, questo è il dubbio che viene soltanto ai maligni come me e forse anche come voi.